Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come realizzare un panettone. Non so, vediamo un po' se metterò dell'uva passa, anche se a me non mi piace, però lo voglio realizzare per chi mi segue, che me l'hanno chiesto in tanti, o altrimenti vediamo di realizzarla con pistacchi, non lo so, ora come mi viene, viene. E niente, adesso vi faccio vedere come realizzare, io utilizzerò il Bimby e utilizzerò naturalmente lo strutto, perché secondo me rispetto al burro dona una sofficità diversa. E un'altra cosa che utilizzerò importantissima sarà l'aroma panettone, questo qui. È fantastico e fa un profumo pazzesco. Quindi cominciamo con la ricetta. Mettiamo tutto il latte nel boccale. Aggiungete 15 grammi di zucchero, lo pesiamo, ok, e il lievito. Se volete potete utilizzare il lievito madre, io non ho tempo quindi metterò i 10 grammi di lievito. Azionate il Bimby, giustamente con il coperchio, scusate, 2 minuti, da qua lo vedo poco, non è come quando ce l'ho davanti, comunque un po' di pazienza, 37, velocità 2, 37 gradi, eh? Aggiungete l'estratto, scusate, l'essenza panettone, qualche goccina e 2 etti e mezzo di farina Manitoba. Azionate il Bimby, 10 secondi, velocità 4. Questo impasto, per come si trova, guardate, lo dovete lasciare nel boccale per 40 minuti. Questo diciamo che è il primo lievitino. Trascorso il tempo di riposo del lievitino, cominciamo a inserire i tuorli, la rimanente farina, il rimanente zucchero. Azionate Bimby 4 minuti, spiga. Dal foro aggiungete il sale e lo strutto a fiocchetti. L'ultimo minuto aggiungete l'uvetta sultanina. Abbondate, se vi piace, se no lo fate diversamente. Adesso lo lasciate lievitare con il proprio coperchio, sempre dentro il boccale, per 3-4 ore circa. Trascorso il tempo di riposo, trasferite la pasta nel piano da lavoro. Create delle pieghe. Fate prima così. Poi così. Dopodiché adesso create una palla perfetta e poi la prendiamo e la mettiamo nello stampo. Così. Coprite con la pellicola e lasciate lievitare per altri 3-4 ore nel forno con luce accesa e un pentolino di acqua bollente nella parte bassa.
Trascorso il tempo di riposo, create un'incisione a croce con un coltello affilato. Inserite la noce di burro, quindi portate in forno caldo a 160 gradi con un pentolino di acqua bollente nella parte bassa del forno per circa 30-35 minuti. Se la superficie si colora troppo, mettete sopra un foglio di carta stagnola gli ultimi 10 minuti.